parlando prima in generale e poi più nello specifico, penso che ognuno ha giocato le sue carte al meglio delle sue potenzialità e questo è quello che cioè, il risultato finale, però sì, ovviamente il nostro sport è molto strano, non ci sono dei tempi da battere, quindi non è che si presenta alla regata come battenieri, sa che è il record del mondo, cioè il record migliore, il tempo migliore della stagione probabilmente vincerà un oro, almeno fino a quella mattina si alza, si fa mal di pancia, sta male, non nuota e allora. Però noi, io l'anno scorso ho vinto questa regata, quest'anno ho fatto 12esimo. Scheidt nelle ultime due regate di allenamento ha vinto con 20 punti di vantaggio sul secondo, non regate a caldo, regate fatte bene. Qui ha fatto quarto. È così, cioè, se un plurimedagliato olimpico perde una medaglia perché sbaglia una prova, lo posso fare io, può fare Vittorio, può fare Flavia, perché vuol dire che nel nostro sport probabilmente è una cosa che se lo fanno persone con un'esperienza di anni, lo può fare anche uno che ha la prima esperienza olimpica, che ha 23 anni, uno che ha la prima esperienza olimpica che ha 31 e così via. Quindi la verità è che noi ci siamo preparati benissimo a questo evento, non è mancato nulla dal punto di vista mentale, parlo per me che poteva magari essere l'approccio un po' più difficile, perché come ha detto Michele, arrivi qua e ti vedi 10.000 atleti intorno, e un po' di panico generale per le strade, militari come se fossimo in guerra, è ovvio che poi uno all'inizio ha un attimo di scompensi, però ci siamo preparati anche per superare questo, dopo i primi giorni comunque ci siamo assestati, anche il fatto di stare in albergo, questo ci ha aiutato molto, perché stare al villaggio olimpico, cavolo, mezza, mattina, cammina, pranzo, cammina, cena, dure in autobus, cioè alla fine non è uno sport come il nostro, che vai al circolo alle 9 di mattina, torni alle 6 la sera, non hai idea di quello che sarà la giornata, cavolo, altri 2 ore di autobus, quindi cioè, abbiamo organizzato tutto per fare una regata fatta bene. Quindi io penso che insomma, anch'io sono un po' amareggiato dal fatto che sì, potevo fare una finale, era bello, andavi in diretta mondiale. La verità è che ho avuto tanti amici che mi hanno scritto e mi hanno detto Francesco, mi ha emozionato tantissimo seguirti, ci ha fatto commuovere, ho fatto un primo e quindi mi hanno dato anche, mi hanno messo davanti al fatto che sì, probabilmente la mia amarezza era qualcosa che probabilmente ricercavo io, perché se cavolo amici, familiari mi dicono allora Francesco ci sei piaciuto, sei stato bravo, cavolo, due ragazzi mi hanno scritto mi hai fatto venire voglia di tornare in barca, anche queste sono soddisfazioni, come dice Vittorio probabilmente sì, qui abbiamo qualcuno ha ricevuto una sconfitta, qualcuno no, però ci sono anche tante altre cose belle, se un ragazzo che ha smesso di andare in barca mi dice cavolo Francesco io probabilmente rinizierò ad andare in barca, vuol dire che probabilmente cavolo mi ha seguito, l'ho fatto stare sveglio la notte, mi ha guardato alle regate, mi sono preso anche diversi insulti probabilmente, qualcuno mi ha voluto bene, che cavolo, cioè l'impatto mediatico c'è stato, probabilmente in un nostro sport che è difficile da seguire, da capire, perché come sappiamo bene ci sta che uno, c'è la possibilità che uno arriva in medal race, vince e non esulta, dici cavolo, non esulta, quindi è difficile il nostro sport da capire, ma quelli che ci conoscono ci hanno apprezzato, io penso che chi dall'Italia ha seguito le nostre regate sia stato contento, cavolo. Ieri ero sulla spiaggia con tutti i familiari di Vittorio a guardare la regata, emozionati come se fossimo noi in barca. Queste sono cose importanti nella vita, perché se hai così tante persone che ti seguono vuol dire che non sei un idiota e che probabilmente c'hai tante persone che ti vogliono bene lo stesso e che ti stanno, sono vicine, e questo, cavolo, è importante anche per il futuro. Se io continuerò a fare un altro quadriennio, so cos'è, cos'è un'Olimpiade, mi preparerò probabilmente in maniera diversa, quindi come dicevi te, potrò cambiare personalmente qualcosa nella preparazione, quindi se noi cambiamo nel nostro piccolo delle cose, probabilmente anche poi a livello generale ci sarà un impatto differente. Io farò nel mio piccolo quello che potrò per ripresentarmi a un'eventuale prossima Olimpiade in maniera migliore. Sicuramente questa esperienza mi ha cambiato perché ho imparato delle cose che non sapevo, ma vi posso assicurare che io anche quando il primo giorno ho girato la boa penultimo, cavolo, per recuperare 4 barche ho fatto l'impossibile, quindi
posso ricriminare poco. Poi sì, è arrivato mancato di un punto, ma sì, quel punto lo possiamo cercare in 110 punti, quindi.